è una grande fortuna fare musica, e per me il jazz è il modo di esprimere più importante. Però è un privilegio, no? È come raccontare un qualcosa attraverso lo strumento, anziché parlarne, si fa con le note. Io non ho mai vissuto fasi musicali in casa mia, sono stato il primo io a parlare di musica in casa e a farla dopo. Per cui non c'era nessun punto di riferimento, non avevamo né un giradischi né la radio, che è arrivata anni dopo. È stata l'unica maniera per avvicinarsi alla musica. La prima chitarra me la comprò papà nel 44, perché dovetti insistere parecchio prima di averla, ed costava 78 lire. È stata una chitarra molto importante, quella che mi ha dato l'avvio. Ho incominciato a pensare alla chitarra come uno strumento, prima di tutto, che si potesse portare a spasso come si voleva. E poi anche un'altra cosa, le ragazze. Già fra i ragazzi circolava la voce, lui dice, certo che uno che suona uno strumento ha già una strada più aperta. E allora la chitarra anche perché è uno strumento familiare, come se fosse la prolungazione del nostro corpo. E poi è sempre stato uno strumento molto popolare. A quell'epoca c'era solo il conservatorio, oppure le lezioni private presso maestri, che però si facevano pagare, ma i miei genitori non avevano soldi, non avevano possibilità. Allora mi comperai un piccolo metodo dove c'erano i puntini che rappresentavano la posizione che dovevano prendere le dita sulla tastiera, e adesso si chiamerebbero chitarristi in 24 ore. Chiedevo a un amico che suonava il pianoforte, è stato un mio grande compagno di vita, Giampiero Boneschi, che poi diventò un grande musicista. Lui mi dava dei grandi suggerimenti, ne sapeva più di me. Allora scoprivo piano piano quali erano le possibilità per muovere la mano con un certo senso sulla tastiera. Dal canto mio avevo il pianoforte in casa, cominciavo a suonare, ma perché non vieni a casa mia? Dai, ci troviamo, così quando magari si deve studiare ci mettiamo a suonare un poco insieme. Allora non c'era ancora il problema, il pensiero di introdursi in un mondo musicale, era proprio un divertimento, come i ragazzi si divertono al giorno d'oggi comprando una chitarra o suonando qualche altro strumento. Maestri ispiratori, tanti. All'epoca, vabbè, c'erano pochi dischi, non avevamo dischi. Quei pochi che ascoltavamo erano di Armstrong, il grande Armstrong, che poi è tuttora attuale, Benny Goodman. C'era un chitarrista, certo Michele Ortuso, che all'epoca era uno conosciuto e che poi ho avuto l'occasione di conoscere, che faceva degli assoli di chitarra jazzistici e mi avevano molto impressionato. C'era un grande belga che si chiamava Django Reinhardt, grande chitarrista, uno dei più grandi chitarristi della storia del jazz, col quale poi ho avuto la fortuna di suonare nel 49. Il jazz non si suonava mai nel locale, si faceva musica da ballo con dei sapori jazzistici. Ufficialmente il jazz non c'era. Nel periodo del fascismo non solo veniva censurato, ma veniva combattuto addirittura. Era vietato suonare jazz nei locali pubblici, non si suonava jazz in radio, tant'è che noi lo facevamo come facevano i carbonari. Thank you.
jazz, soprattutto la musica che facevamo noi, che amavamo noi, era musica dei neri, e quindi questo già rappresentava un tipo di collocazione che per il fascismo non andava bene. Infatti Kramer, quando suonava in pubblico, suonava dei brani americani, ma li chiamava con altri titoli. Per esempio Sophisticated Lady di Duke Ellington, lui la annunciava come la signora sofisticata di Del Duca. Io mi ricordo che uno dei primi concerti, chiamarlo concerto era già mica male, cioè intrattenimento diciamo, è stato all'ospedale di Piazza delle Bande Nere, dove andavamo per consolare i feriti, e questo nel 44, inizio 45. Ma noi non potevamo suonare con gli occhi chiusi, quindi è stata una cosa un po'... Sotto questo aspetto non è stato un bel debutto, diciamo. Quando finì la guerra, fu una festa che non voi potete immaginare. Tutta la gente aveva voglia di ballare, di divertirsi, tutta notte andava avanti. E in ogni strada, in ogni cortile, era una sala da ballo. Non potete immaginare quanti musicisti suonavano tutte le notti. Io suonavo con un gruppo che faceva musica da ballo, musica leggera. E il capo orchestra a un certo punto disse: ho visto Kramer oggi, ha detto che stasera verrà qui. E tutti noi non credevamo a questo, ma figurati, non è vero. E invece Kramer è arrivato davvero. E ha chiesto se qualcuno di noi conosceva qualche brano americano, quelli di moda in quel momento. E siamo andati avanti una mezz'ora a suonare, soltanto fisarmonica e chitarra. Le frontiere ormai erano aperte, non c'era più la lotta contro la musica, perché abbiamo fatto la lotta anche contro di quella. E sono arrivati i primi americani, gli olandesi, i francesi, i belgi e gli svedesi. Django Reinhardt venne a Milano a suonare insieme a Stefan Grappelli, invitata da un agente che non sapeva assolutamente niente di Django, e mi chiese se mi andava di suonare con lui. Non gli credetti subito, perché pensavo fosse un'esagerazione, una presa in giro. Poi andai all'appuntamento la mattina dopo e guardai Django Reinhardt, che aveva una particolarità: era stato vittima di un incidente, di un incendio alla sua roulotte, e aveva una grande cicatrice sulla mano sinistra e due dita anchilosate che teneva in questa posizione. E suonava poi con due dita. E la prima cosa, entrando nello studio di questo agente, è stato guardare la mano era in effetti così, e allora era veramente Django, perché mi sembrava impossibile che io potessi andare a suonare con Django. He don't love me, he treats me awful mean. Poi ho fatto molte altre conoscenze, e questa con Billie Holiday. Allora lì suonavo il contrabbasso. Andai a salutarla in camerino e tra l'altro vidi un bicchiere di Coca-Cola, e subito mi è venuto in mente: ma dicono tanto di questa persona che si ubriaca, che si droga, guarda, beve la Coca-Cola. E lei si avvicinò un po', e io mi avvicinai a lei, ci salutammo con un bacio, un bacino così sulla guancia. E mentre mi avvicinavo è venuto su dal bicchiere un tanfo di gin che era una cosa spaventosa. Più avanti ho conosciuto un trombettista straordinario, Chet Baker, che era molto disturbato da problemi, che si drogava, cosa molto nota in tutto il mondo, purtroppo. Ed era anche lui una persona molto, molto dolce, amica, così, ma con dei
dei momenti un po' stranotti dovuti a questi problemi che lui aveva. Lui invidiava tutto ciò che non riusciva ad avere, proprio perché questi problemi evidentemente glielo impedivano. E c'era in lui in certi momenti la voglia di essere come tutti gli altri, come quelli che in un certo senso invidiava, ma non ce la faceva. C'è da dire che quando invece prendeva la tromba e partiva era un poeta, qualcosa di straordinario. Genio e regolatezza, quando sia nato, non lo so. Noi abbiamo incontrato parecchia gente, parecchi musicisti grossi o meno, e molti erano dediti, a dire la verità, più che altro dediti a sostanze che non agli alcolici. E noi per prima cosa, almeno gli italiani di allora, amanti della buona tavola, amanti del nostro vino, forse ci era sufficiente. Sono passato veramente, ho fatto uno slalom incredibile, evidentemente la cosa non mi interessava, o avevo paura, non lo so, so che né bere, né drogarmi, né fumare, non sono capace neanche di aspirare una sigaretta. E questo mi ha tenuto fuori, ma evidentemente non ne avevo voglia, la cosa non mi attraeva, non mi interessava. Mi interessavano le ragazze e i dolci. Ecco, questa è una cosa stupenda, piena di poesia, se volete. Un timido sul palco ha dei grandi problemi, perché deve apparire come una persona a proprio agio. E dentro invece c'è una turbolenza incredibile. Io penso sempre che si traduca suonando ciò che è l'uomo, con le sue caratteristiche. E il jazz occupa uno spazio molto importante, dovuto anche alla natura di questo tipo di musica, che è un tipo di musica che rappresenta una sorta di libertà nel suonarla, nell'esprimerla. Improvvisare vuol dire proprio suonare e inventare nel momento in cui si inizia il brano. E quando suono dedico sempre qualcosa a qualcuno, ma è un po' inconscio, allo stato inconscio. Principalmente è un personaggio femminile, di cui però non vedo il viso. Quindi è dedicato a una donna, ma non so chi è, non so chi è. Cherry come musicista ha una fantasia enorme, veramente, noi diciamo molto larga. Partecipazioni in televisione sono cominciate durante il periodo sperimentale della televisione nel 1954 e mi ricordo di aver partecipato a una trasmissione dove c'era Mike Bongiorno che conduceva e io facevo parte di un gruppo di ospiti. Più avanti, dagli anni 60, 59-60, ho partecipato poi a trasmissioni, a puntate, principalmente con Kramer, poi ho avuto un periodo in cui suonavo con Carosone e poi sono iniziate le trasmissioni mie a mio nome. Abbiamo fatto questo incontro con Franco Cherry che era affiancato dalla Paola Pitagora con diversi così, ospiti e cose del genere. Ed è stata una trasmissione, mi sembra abbastanza simpatica. Mi fa piacere ricordare che io davo a Franco una grande tranquillità perché stavo sempre in studio, in teatro e stavo vicino alla telecamera e bastava magari un cenno, una cosa per fargli capire che le cose andavano bene. Chi lo crederebbe mai? Dizzy Gillespie!
I personaggi che, del mondo dello spettacolo con i quali io ho avuto a che fare, per primo ricorderò ancora una volta Kramer, perché stare con lui è stata una palestra formativa e informativa straordinaria. Contemporaneamente il quartetto Cetra, questo ha anche giocato un grande ruolo, e poi Giampiero Boneschi, che è un grande musicista, Natalino Otto, il gruppo di quell'epoca. Io quando suonavo con loro sul palcoscenico ogni tanto mi guardavo in giro e mi dicevo ma sono proprio io qui a suonare con questi personaggi così importanti. Durante il periodo della mia attività ho fatto il testimonial di una campagna pubblicitaria. È stato fatto un test, il test è stato tutto a favore di Franco, perché si è scoperto che il modo così gentile, tenero, sempre molto caldo proprio, di Franco suscitava grandi tenerezze nelle donne, in tutte le donne, anche nelle casalinghe. Di questo porto un ricordo, odio amore, odio perché una popolarità incredibile accresciuta che io non cercavo e che in un certo senso mi ha disturbato. Questa è stata un'occasione, far televisione, ero in onda dalla mattina alla sera, però troppo e non nel modo in cui pensavo io. C'erano reazioni del pubblico, il pubblico mi vedeva, mi additava, io che cercavo di scappare, però mi ha permesso di fare la musica che mi piaceva e poi mi ha permesso di essere conosciuto da una fascia di pubblico che altrimenti non sarebbe mai venuta ai concerti. Poi dovevo assumere degli atteggiamenti difensivi, soprattutto quando dovevo uscire sul palcoscenico per il concerto. Mi avvicinavo al microfono, ringraziavo per come mi avevano accolto e poi dicevo: adesso, anche se questa non è la sede più adatta, vi dirò un qualcosa e poi dopodiché non ne parleremo più. Quando faccio quella pubblicità non sono nell'acqua. E allora qui grande risata, grande applauso e più nessuno si permetteva di dire qualcosa e io potevo suonare tranquillamente. Atteggiamento difensivo. Sono stato fortunato perché ho sempre potuto suonare con dei musicisti, degli ottimi musicisti. Io ho sempre cercato l'uomo, prima l'uomo, poi il professionista. E insieme da anni, ma da tanti anni, abbiamo costruito delle cose che secondo noi sono abbastanza importanti per la città di Milano e non soltanto per Milano. La scuola, il nostro quartetto, che è stato in tutto il mondo, quindi una coppia che ha funzionato, sembra un paradosso, anche perché i nostri strumenti non è che vadano molto d'accordo, perché sono due strumenti armonici, sia la chitarra che il pianoforte. One. 2 1 2 1 2 3. Devo dire che suono con grande gioia con molti giovani che sono di generazioni nuove, ma c'è una fauna giovanile incredibile. Essendo io
un autodidatta, cerco di trasmettere le mie esperienze e poi appunto bisogna cercare di creare un rapporto di fiducia con gli allievi. E la paura del timido, in cui ritorna fuori ancora il timido, è che in generale gli allievi, secondo me, ne sanno di più, perché hanno studiato. E forse da me la paura è questa, si aspettano che io parli lo stesso linguaggio. Ma la cosa principale, secondo me, la situazione della musica rimarrà sempre al di sotto di quella che è negli altri paesi, perché negli altri paesi c'è l'educazione musicale nelle scuole e da noi questo non si fa. Grazie. Ecco, e sento poco il background, dovrebbe essere più deciso. One, two, three, four. Figli, quando sono arrivati i figli ho cercato di trasmettere loro l'amore per la musica, quello che io avevo acquisito, quello che avevo scoperto dopo tanto tempo. Stefano era un appassionato di musica incredibile, a 2 anni faceva del jazz, intonato, una cosa. Mi ricordo che Jerry Mulligan una volta a casa mia l'ha sentito cantare, canticchiare, My Funny Valentine, aveva una musicalità. Poi un giorno me lo sono trovato in un angolo che suonava la chitarra. Ma e chi ti ha insegnato? E se, ma così metti un giorno le dita così, un giorno le dita così, e ha fatto lo stesso percorso mio. C'era un musicista che sicuramente si è formato in quella generazione di musicisti che ha preso come spunto stilistico il bebop, ma poi ha avuto nel corso degli anni una sua maturazione, quindi alle idee primigenie del bop ha unito anche tutta una serie di altre idee che provenivano dal mondo musicale del jazz americano e le ha trasformate alla luce della propria personalità. Ci si accorge, ascoltando le cose che abbiamo magari registrato anni prima, se si sono fatti dei progressi o se si è cambiato qualcosa. Devo dire che una sorta di marchio resiste. Fare della musica è una bella medicina, una medicina senza controindicazioni, e io sono felice di poter fare questo. Il privilegio viene anche da questa cosa. Glass of wine to gaze into your eyes divine. Feel the touch of your lips pressing on mine. To hear your whisper low just when it's time to go. Sherry, I love you so.